Il PD boccia la mozione sulla rimodulazione della guardia medica proposta da Italia Viva. Nel testo si richiedeva di evitare un impoverimento del servizio e l'intasamento del 118. Le opposizioni votano a favore. Il Consiglio regionale si interroga sull'esito del voto e sulla strada che dovrà prendere la Regione. Una riflessione che riguarda tutte le forze politiche. In ballo il futuro amministrativo, ma non solo, della Toscana. La riforma della discordia, quella interna alla maggioranza in Consiglio regionale, che sulla normativa che intende riorganizzare la Guardia Medica si è spaccata. L'atto, presentato da Italia Viva, ha visto il parere contrario del PD. La mozione è stata bocciata, con 19 voti negativi e 14 favorevoli. Lo schieramento del capogruppo Stefano Scaramelli chiedeva di evitare che la riorganizzazione complessiva del servizio di guardia medica produca conseguenze incalcolabili sulla sicurezza sanitaria dei cittadini toscani e comporti il depotenziamento del ruolo della professione medica, pericolosi ritardi diagnostici e l'inevitabile intasamento del pronto soccorso e del 118, così come l'avvilimento dell'attività del volontariato. Il consigliere in aula ha fatto notare che l'ipotesi di sostituire la continuità assistenziale con una sorta di call center svilisce la professione medica e mortifica nel contempo il contributo del volontariato. È una mozione che difende il ruolo dei medici, che ne attribuisce un significato e un valore alle professioni mediche, sanitarie e infermieristiche, che vuole difendere il volontariato della Regione Toscana e che vuole tutelare il lavoro dei pronti soccorso della Toscana. E quindi un impianto, quello di riforma, che il Partito Democratico ha ipotizzato, che è uscito negli organi di stampa, in primis La Nazione ad agosto e poi a settembre ripreso da organi di stampa, riteniamo che sia un errore. Io ho posto con questa mozione un voto del Consiglio regionale perché desse un indirizzo alla Giunta per fermarsi, perché è una riforma che va bloccata, che io a suo tempo avevo già bloccata, avuto la forza e il coraggio di farlo quando ero Presidente della Commissione Sanità e quindi per 5 anni ho fatto in modo che questo non avvenisse. Adesso si ritorna e si tira fuori dai cassetti una vecchia impostazione che lede da una parte i territori rurali, che impedisce ai cittadini toscani di avere un sistema di emergenza, di urgenza adeguato alle proprie aspettative, che mortifica il volontariato, svilisce la professione dei medici e soprattutto rischia di intasare i pronti soccorso. Andare a togliere i medici di guardia nel territorio è un errore perché sono un presidio territoriale e il Covid ci ha detto quanto sia importante. Sul versante DEM a rispondere è stato Enrico Sostegni, presidente della Commissione Sanità, che ha ricordato come un dialogo sia in corso con l'assessore alla sanità e il direttore generale sull'emergenza urgenza e sulla continuità assistenziale. L'istituzione del numero unico 116-117 è un tema di carattere europeo che la Regione Toscana deve affrontare ed è un servizio in più per il cittadino. Come tutto il paese stiamo affrontando il tema della riorganizzazione della medicina del territorio attraverso la riforma delle casse di comunità, le case hub. Sono luoghi in cui è prevista la presenza del medico 24 ore su 24, ha aggiunto Sostegni. Sulla questione ha preso posizione anche Diego Petrucci, di Fratelli d'Italia, che oltre a sottolineare la spaccatura nella maggioranza, ha evidenziato come chiudere la guardia medica vuole dire che il cittadino non ha altra soluzione che chiamare il 118 o andare al pronto soccorso. Si riducono così le risposte a chi ha bisogno di sanità. Mi pare che il tema della riforma della continuità assistenziale, della guardia medica, è una cosa che si parla da anni, cioè già dalla scorsa legislatura era pronta una riforma, perché noi di notte ogni guardia medica risponde in media a 2 telefonate. Qui si tratta di strutturare intanto un obbligo europeo, è corretto di strutturare un numero unico per la continuità che è 116-117, quindi questo comunque va fatto. Secondariamente c'è la ristrutturazione di tutto il tema delle casse delle comunità. In ogni zona ci sono almeno una casa della comunità hub che è aperta H24, quindi c'è una presenza che deve essere costruita e non ha senso mantenere una guardia medica e poi costruire una casa della comunità accanto, quindi deve essere riassorbita dalla costruzione delle case delle comunità hub.
E le preoccupazioni per le aree periferiche, l'assessore quando è venuto a presentarlo in commissione ha detto chiaramente che nelle aree periferiche dove c'è una lontananza da qualsiasi presidio medio viene mantenuta la presenza fisica della guardia media, quindi lanciare gli allarmi eccetera mi pare che sia assolutamente fuori contesto. Tra l'altro ancora non è stata messa in piedi perché c'è una fase di concertazione che la giunta sta facendo, quindi non si può che dire che è corretto, sia perché i dati ci dicono che bisogna riformarlo il tema della continuità assistenziale e tutti sono sempre stati d'accordo, sia perché la procedura che sta seguendo la giunta è una procedura di grande concertazione e di grande ascolto prima della decisione. Abbiamo discusso stamani mattina una mozione a firma Italia Viva, in particolar modo del presidente Scaramelli, con la quale veniva chiesto alla giunta regionale di retrocedere rispetto alla riforma della guardia medica. Una richiesta assolutamente sensata, perché nel momento in cui pronto soccorso scoppiano è evidente che se leviamo la guardia medica aumenta il carico sui pronto soccorsi, perché non hanno i pazienti che stanno male la notte altro modo per essere curati che chiamare 118. Ebbene, quella richiesta è stata votata da tutte le opposizioni, da tutte le minoranze in maniera convinta, dal 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma è stata bocciata dal Partito Democratico. Quindi la maggioranza non c'è più, una mozione che non avviene su una cosa di lato, su una cosa marginale, ma su un elemento centrale come la sanità e come la riforma della Guardia Medica. La maggioranza che sosteneva Gianni qualche mese fa non esiste più, il Consiglio l'ha certificato, così come l'hanno certificato alle ultime elezioni politiche. La tornata elettorale ha bussato alla porta del Consiglio regionale. La Toscana ha confermato una tendenza interna che la vede spostarsi sempre più verso il centrodestra. Lo hanno detto a più riprese le amministrative e lo ha confermato questa elezione politica, dove, ad eccezione dell'area fiorentina, il centrosinistra ha ceduto ovunque. Chiuse le urne, inizia il tempo delle riflessioni per chi ha perso, soprattutto in casa PD, mentre sul versante vittorioso solo Fratelli d'Italia non è toccata da un esame interno. I rappresentanti di Palazzo del Pegaso hanno fatto il punto della situazione su quanto avvenuto, a partire dal presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. La direzione in Toscana è chiara, perché guardate, in Toscana noi abbiamo un programma molto chiaro. Su questi temi noi siamo disponibili a confrontarci con tutte le altre forze politiche, quindi a partire dal Movimento 5 Stelle, però i temi sono chiari. Sulla transizione ecologica la nostra proposta che abbiamo messo in campo soddisfa o no chi oggi non è in maggioranza? Sul tema delle infrastrutture, allo stesso modo, noi pensiamo che debbano essere portate a termine. Sulla sanità pubblica e la necessità che il governo metta più risorse per sostenere le regioni che hanno più sanità pubblica come la Toscana, il Movimento 5 Stelle è a favore o contrario? Io parto dai temi, perché se noi ci rimettiamo di nuovo nella discussione delle alleanze, come abbiamo fatto in questi anni e come dicevo anche prima, noi si rischia di fare il gioco dell'oca che non porta da nessuna parte. Noi abbiamo un programma chiaro, con quel programma ci siamo presentati ai cittadini. Se guardo i dati anche ora delle politiche, che sono molto differenti, quelle due forze, il centro-sinistra più il terzo polo, sono ancora maggioranza con numeri importanti a livello regionale, noi ripartiamo esattamente di qui, ponendo poi dei temi e su quei temi confrontandoci con chiunque voglia farlo. E questo faremo anche nelle amministrative che ci saranno tra qualche mese. I consiglieri hanno declinato l'evento politico in chiave regionale, parlando delle possibili conseguenze sulla tenuta della maggioranza e sulla direzione che potrebbe prendere il governo toscano. Tra loro due diretti interessati, come Massimiliano Pescini del PD e Stefano Scaramelli di Italia Viva. Questo lo vedremo, dipende dalle scelte nazionali. Io sono assolutamente dell'idea che, avendo anticipato, noi siamo in scadenza proprio in queste settimane. Io sono dell'idea che le proroghe in questo momento si debbano essere il più breve possibile, durare il più breve tempo possibile, e debbano essere limitate a portare avanti il lavoro che c'è da qui al Congresso nazionale, che sarà anche probabilmente anticipato di qualche settimana rispetto alla scadenza ordinaria. Non so quello che verrà deciso a livello nazionale, ma per me collegare il Congresso nazionale a quelli regionali che mancano, cioè la Toscana e qualche altra regione che mancano nei rinnovi, è giusto, perché secondo me deve essere una segreteria totalmente legittimata e pienamente legittimata da un nuovo
da un nuovo voto incontro con i nostri elettori e i nostri iscritti a fare le scelte che dovranno essere ovviamente preparate ora, ma poi portate al compimento finale prima delle amministrative, ma non solo. C'è proprio bisogno, secondo me, di lavorare perché anche il passaggio della verifica di metà legislatura sia un passaggio che viene gestito dalla, parlo del livello della regionale, della nostra attività sia in Consiglio sia nella Giunta, sia portata avanti e organizzata e anche fatta propria da una segreteria nuovamente pienamente legittimata dopo la scadenza dei 4 anni di questo. In Toscana un dato straordinario, essere al 10% denota che questa è una regione che chiede riformismo, che chiede scelte, dove un'area liberal democratica e popolare come la nostra sta trovando un grande riscontro. Contestualmente c'è il crollo del Partito Democratico e questo denota che vanno fatte delle scelte, bisogna attuare una politica di governo in grado di assumersi responsabilità, attuare i piani di programmazione, fare scelte infrastrutturali, stare accanto all'impresa e al lavoro che oggi parlano la stessa lingua, e questo denota che abbiamo il diritto e il dovere di cambiare passo, per esempio per quanto riguarda la gestione della sanità, che non sta dando le risposte dovute agli operatori e né ai cittadini. Nel contempo, a titolo personale, è soddisfazione per aver raccolto 22.000 voti, partivo da una dote cosiddetta di 10.700, siamo arrivati nel mio collegio a 22.000 voti, più del doppio soltanto nel corso di 2 anni, io credo che sia stato un lavoro straordinario che denotano l'attaccamento al territorio, a quella Toscana del Sud, sia a Grosseto, che comunque ha bisogno di risposte importanti, penso infrastrutturali come la Tirrenica, penso infrastrutturali come i collegamenti ferroviari, e abbiamo bisogno di non lasciare una Toscana a doppia velocità. Scenario che interessa da vicino le minoranze, le forze del centrodestra in particolare, ma anche il Movimento 5 Stelle. La riprova è nelle affermazioni di Francesco Torzelli dei Fratelli d'Italia, Elisa Montemagni della Lega, prossima a trasferirsi in Parlamento, e Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. L'agenda Gianni, se esiste, immagino sia fatta da una pagina. La pagina in cui il governatore prende atto che da oggi, se vorrà continuare a governare questa regione, lo farà non avendo più la maggioranza dei consensi della regione. Perché ieri ho sentito il governatore arrampicarsi addirittura in uno strano conteggio matematico secondo il quale avrebbe ancora la maggioranza, perché somma i consensi del PD, quelli della lista di Calenda e Renzi. Forse ha dimenticato che la lista di Calenda e Renzi ha fatto la campagna elettorale praticamente quasi esclusivamente contro il Partito Democratico, quindi dubito che oggi questi consensi si possano sommare. Oggi Fratelli d'Italia è il primo partito al Senato in Toscana e quindi il Presidente Gianni ovviamente ne dovrà prendere atto. Detto questo, auspico nell'interesse della Regione e di tutte le province toscane che vi sia una collaborazione tra il Governatore Gianni e il Governo. Su questo non ho dubbi, perché il governatore da questo punto di vista non credo abbia preclusioni ideologiche a confrontarsi col governo. I risultati arriveranno in Toscana se la Toscana si confronterà ovviamente col governo. Io credo che sia qualche anno, parliamo di vento che cambia, quando abbiamo iniziato a vincere i capoluoghi, adesso ne governiamo 7 su 10 in Toscana. E questo risultato ci fa ben sperare per le elezioni regionali del 2025, perché evidentemente, come succede in tante realtà o è successo in altre regioni, le persone cominciano a sentire la voglia dell'alternanza politica e di provare anche qualcos'altro, di provare anche un governo che possa essere di centrodestra, che possa essere diverso da quello che ha sempre visto la Toscana in questi anni, e magari nel 2025 ci sarà una svolta positiva anche in questo senso. Noi ci crediamo e lavoriamo anche per questo, perché il programma che abbiamo portato nel 2020 noi, ma anche quello che ha portato Gianni, in realtà è lettera straccia. Il nostro perché ovviamente la maggioranza non ci porta a riflessioni che possano essere utili per il territorio, perché tutte le cose che presentiamo ce le bocciano sistematicamente. E loro perché la loro maggioranza frantumata, come vediamo, non li porta a portare a casa niente. Si pensi solo che in questa legislatura ad ora non abbiamo ancora visto una riforma. Faccio un piccolo richiamo storico a 2 anni fa, quando il presidente Gianni manifestò la stessa intenzione, ma io non ricordo di aver mai avuto contatti concreti per avviare anche questo percorso, perlomeno da parte sua.
Dall'altra parte c'è un'evidenza che il campo largo, larghissimo, eccessivamente largo, che vorrebbe mettere insieme dei programmi totalmente diversi come quelli che sono rappresentati da Italia Viva e Azione e il Movimento 5 Stelle, quindi un neoliberismo da una parte rispetto a un progressismo e a un'agenda sociale più chiara e netta come quella del Movimento 5 Stelle, non possono stare insieme, questo anche nel rispetto di ciò che le forze politiche esprimono. Quindi se questo, l'idea di Giani, è quella per cercare di recuperare abbastanza consensi perché teme un risultato devastante per le regionali del 2025, ecco, mi sento già di suggerire un consiglio non richiesto che l'operazione così posta è assolutamente sbagliata. Thank you.